Per condurre il vascello bianco-verde al riparo dal mare in tempesta nel porto di Salerno, mentre il vortice dei play-out cerca di risucchiare i lupi che sembravano ormai veleggiare verso la salvezza, c'è da tamponare una falla sulla fiancata destra dove mancheranno, in un solo colpo, Lorenzo Laverone squalificato e Alejandro Damian Gonzalez col ginocchio destro, ironia della sorte, dolorante dalla trasferta di Ascoli Piceno. In una metafora dal sapore di salsedine c'è l'estrema sintesi del momento tecnico-tattico con cui l'Avellino sta facendo i conti in vista della sfida in programma sabato alla Recchi contro i cugini Granata, già certi della permanenza in categoria e ormai tagliati fuori dalla lotta per i playoff. Questo pomeriggio, nel corso di un'amichevole a porte chiuse al Sibilia di Torrette di Mercogliano contro la formazione Primavera, sono stati rodati i meccanismi e i sincronismi del probabile 4-2-3-1 che sarà opposto ai prossimi dirimpettai. Top secret quanto provato, ma non è poi impossibile ipotizzare quali saranno gli interpreti chiamati ad sia protagonisti. Davanti a Radunovic la linea 4 difensiva è infatti piuttosto obbligata. Lasic e Perrotta terzini, Migliorini e Jim City diga centrale. A centrocampo le vere novità di rilievo, proprio per dar manforte a Lasic in un ruolo non suo. Novellino potrebbe decidere di dirottare Capitan D'Angelo sull'esterno destro, trequartista in fase di possesso, prezioso interditore al fianco di Moretti e Paghera quando sarà il momento di rinculare nella propria metà campo. Bidawi è verde, che potrebbe essere preferito a Eusepi, le altre mezze punte a supporto del riferimento centrale Ardemagni per blindare l'11 di partenza, ma senza dimenticare Castaldo, possibile mossa a sorpresa. Si vedrà, intanto è già tempo di prove generali per il derby.